35.500 euro, finalmente sappiamo il prezzo d'attacco per la nuova Honda E o Honda I, come sarebbe meglio dire all'inglese maniera, che Honda appunto porta a Francoforte 2019 nella sua veste definitiva, che vi faccio vedere tra pochissimo. Però prima vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube qualora ancora non l'aveste fatto e di attivare anche la campanellina per tutte le notifiche, così potete vedere tutti i video che stiamo realizzando qui dal Salone di Francoforte 2019. Ed eccola qui, estremamente simile al concept che abbiamo visto fino a qualche mese fa, e io direi per fortuna, visto che esteticamente quest'auto ha riscosso tantissimo successo a livello internazionale, che si è tradotto anche con un largo numero di ordini per i primi modelli che saranno consegnati dalla metà del 2020 in alcuni mercati europei. È lunga 3,90 m, omologata per 4 persone e si rifà esteticamente a quella che è la Honda N360 che è stata presentata sul finire degli anni 60, nel 67 se non ricordo male. Comunque googolatela, così anche voi potete vedere quelle che sono le somiglianze con questa piccola Honda E o Honda I, come vi dicevo. Io la chiamerò E perché mi sta più simpatica, e sulla simpatia fa tanto, gioca tanto quest'auto, che vi dicevo si vuole proporre come auto cittadina, ma nonostante questo divertente da guidare, perché la trazione è posteriore e questo, oltre a conferirle dinamicità, coinvolgimento, così perlomeno dice chi l'ha già guidata su motorone.com, un collega l'ha già provata e queste sono le sensazioni che ci ha trasmesso. Ma dall'altro canto questa scelta meccanica strutturale fa sì che l'angolo di sterzata delle ruote anteriori sia più ristretto, di conseguenza la manovrabilità in città promette di essere uno dei punti di forza di quest'auto, che guardate estremamente curata da un punto stilistico, portiere con specchietti che sono delle telecamere. Già sulla versione di serie questa caratteristica sarà mantenuta, quindi questa di fatto diventa la seconda auto dopo la Audi e-tron, un'altra elettrica, a montare di serie queste telecamere. Poi vi farò vedere gli interni per farvi capire dove vengono proiettate le immagini che gli specchietti o le telecamere catturano. E poi vi dicevo ancora maniglia a scomparsa, l'avete visto quando mi sono avvicinato, e infine finestrino senza cornice. E gli interni sono tutto un programma, vi do questa anteprima, poi dopo ci avvicineremo, però ho iniziato a parlarvi di trazione, quindi non posso che non parlarvi adesso del comparto meccanico. Allora, è stato comunicato che la E sarà disponibile con due step di potenza da 100 kW o 113 kW, di conseguenza parliamo di 136 o 154 cavalli. La coppia è di 315 Nm, chiaramente un'elettrica disponibile da subito, di conseguenza lo 0-100 per la versione più potente sarà coperto in circa 8 secondi. Non fulmineo, ma sicuramente molto molto interessante per un'auto di queste caratteristiche che pesa circa 1500 kg. La batteria, il pacco batteria è da 35,5 kWh e dovrebbe garantire un'autonomia dichiarata sui 200 km, forse poco meno, però chiaramente prima di vedere quale sia l'autonomia reale la dovremo provare. E un altro dato interessante sono i tempi di ricarica, perché si parla di 30 minuti con una wallbox a ricarica veloce per passare dallo 0 all'80%, quindi tutto sommato molto molto interessante, mezz'ora per avere la batteria quasi del tutto piena. E in base alla potenza cambiano i prezzi, vi dicevo 35.500 euro per la versione da 100 kW, quindi 136 cavalli, esclusi chiaramente vari incentivi, e si passa a 38.500 euro invece
per quella più potente. E, le versioni promettono di essere equipaggiate già in maniera piuttosto ricca e al momento ancora non si conoscono tutti i dettagli delle configurazioni, ma un'altra cosa su cui quest'auto punta molto è la personalizzazione. Abbiamo visto anche qui a Francoforte un colore inedito che si era visto soltanto in fotografia e poco, ma chiaramente è un'auto che, di nuovo puntando tanto su simpatia, farà della personalizzazione un must. E qui vediamo gli interni, allora a questo punto mi ci avvicino. Anche la maniglia posteriore è nascosta, si accede così ad una zona che è ricavata per due, vi dicevo, quindi l'auto è omologata per quattro persone, e salgo dietro per farvi vedere com'è l'impostazione della plancia, che è un altro dei punti forti di quest'auto, visto che presenta ben sei schermi, uno al centro per l'infotainment, uno davanti al guidatore con le funzioni di cruscotto e uno invece dedicato al passeggero anteriore, che può da qui mandare delle impostazioni, informazioni come per esempio la navigazione, anche al display centrale. Qui invece lo specchietto retrovisore digitale, e poi lateralmente, come vi dicevo, è qui che viene proiettato, vengono trasmesse le immagini catturate dagli specchietti laterali, che sono delle telecamere. Molto interessante anche la scelta poi dei materiali con cui sono rivestite tutte le superfici di questa Honda E, che traggono ispirazione dal mondo dell'arredamento. Non mi resta che farvi vedere il bagagliaio, che probabilmente è uno dei punti deboli di questa E o I, perché è poco sfruttabile. In altezza la soglia è abbastanza alta, ma non è tanto quello quanto piuttosto il fatto che, vedete, lateralmente è piuttosto irregolare. E questo, come vi dicevo, è dovuto al fatto che la trazione è di tipo posteriore. Voi di che colore la prendereste? Io probabilmente opterei per questo verde, anche se mi piacerebbe vederla in giallo. Scrivetemelo nei commenti e soprattutto scrivetemi anche che cosa prendereste tra questa oppure la nuova Mini Cooper SE, anche lei totalmente elettrica.